In compagnia di Giovanni Siciliano, ancora una volta. Giovanni, arrivo subito al dunque, siamo ospiti nella tua casa e ti chiediamo in maniera diretta, sarai prossimo candidato per quanto riguarda la tornata elettorale delle regionali oppure no? Perché in questi giorni di questo qualcuno si vociferava, insomma, Nardò, che ti saresti candidato alle prossime regionali. Tu, prima di venire a pormi questa domanda, sapevi già qualcosa perché ci eravamo incrociati ogni tanto per strada o la mattina al caffè per prendere il caffè insieme e quindi già di persona sai come la penso, ma adesso è opportuno che lo sappiano anche gli ascoltatori del tuo sito web, credo che si chiamino così tecnicamente, Sì. no? Perdonami se sbaglio, ma non sono granché conoscitore di No, queste non materie. E preoccuparti. allora, io non sono nato in politica. Nel 94 fondai l'associazione che si chiama Città Nuova, che è viva e vegeta. Abbiamo fatto il 20° anniversario il 23 di dicembre, nonostante l'antivigilia di Natale. Era granitissimo il luogo dove abbiamo tenuto l'assemblea. Quindi, come Città Nuova, noi ci siamo sempre caratterizzati per l'aver deciso di volta in volta di sostenere uomini e programmi. Io in questo momento dico, potrei essere candidato alle prossime regionali se ci sarà un candidato presidente credibile con un programma chiaro che miri alla grande opportunità che la Puglia ha per l'anno 2014-2020 per recepire i finanziamenti europei. Fra 3 mesi non ci saranno più le province, quindi secondo me è importante il ruolo degli amministratori regionali salentini la prossima volta, in quanto nell'ottica delle città metropolitane il baricentrismo la farà da padrone, per cui la provincia di Lecce, il Salento, la Grecia salentina rischiano di essere dimenticati. Quindi il ruolo degli amministratori regionali sarà importantissimo per poter accedere a quelli che sono i finanziamenti dell'Agenda Europea 2014-2020 e perché vengano dirottati anche sulla nostra provincia e impedire che Bari come città metropolitana la faccia da padrone nella gestione di questo enorme patrimonio economico che potrà dare linfaccia. Quindi sarò candidato alle regionali pur sapendo le mille difficoltà che ci sono perché, come ben sai e come ben sanno credo la maggior parte dei cittadini, i seggi saranno ridotti da 70 a 50 nell'ottica del risparmio di questa spending review che speriamo Renzi sappia applicarla poi a 360 gradi, non solamente per le categorie che hanno problemi di sopravvivenza quotidiana. Scusami se interrompo, non è che per caso la tua potrebbe essere una risposta a chi qualche giorno fa ti dava ormai per perso politicamente parlando, perché terminate le province dicevano terminerà anche Giovanni Siciliano perché non avrà più voce in capitolo. Allora, io a questa tua domanda sono felice di rispondere e sono felice che tu me l'abbia fatta perché ebbi già modo di rispondere con un comunicato. Caratterialmente io sarò, tra virgolette, peggio di prima se non dovessi avere ruolo, nel senso che sarò più portato e avrò più tempo a dire la mia su tutto ciò che immaginerò e che con il mio contributo di idee possa essere in qualche modo apprezzato anche da un solo cittadino di Nardò. Quindi al di là di quello che potrà essere il mio ruolo di amministratore regionale, di amministratore comunale, di amministratore provinciale, sarò molto attento nonostante terminerà, ci sarà un anno di vacanza, no? Le province finiranno fra 3 mesi, quindi fino alle prossime regionali. Ma se c'è chi pensa che in questo periodo di tempo io starò zitto, non lo sarò, anche se non posso aggiungere nulla di più a quanto dirò con i termini possibili, anche se in qualsiasi modo, spero lecito, c'è chi sta tentando di crearmi problemi a che io venga indotto a parlare di meno, a dire di meno la mia, perché molte volte su quello che dico nascono dei problemi che poi dagli organi competenti vengono con attenzione valutati e ritenuti veritieri, per cui poi si arriva a soluzioni, ne dico una su tutte per esempio, è di un paio di mesi fa il problema del centro di procreazione assistita, no? Quando io
con l'aiuto anche di un giornalista della Repubblica, Antonello Cassano, e con l'aiuto di altri amministratori regionali, ai quali devo dire grazie, abbiamo creato le condizioni perché fosse ritirato un bando che era un po' castrante da un punto di vista della partecipazione di giovani laureati, capaci, eccetera, e anche per quanto riguardava eventuali emolumenti che avrebbero percepito i professionisti di questo centro. Quindi, chi pensa che io mi azzittirò nel periodo in cui non dovessi più avere un ruolo politico? Poi sono sempre un componente di un'associazione politica che si chiama Città Nuova, dico componente perché è un quadro completamente rinnovato, c'è una segretaria che è l'avvocatessa Polo, un segretario che è l'avvocato Mi, e poi ci sono la bellezza di 27 componenti, più donne che uomini. Questa è una cosa bella perché credo che sia in linea con l'idea renziana. Noi su 27 abbiamo 18 donne e 9 uomini. È una cosa, e tutti, per quanto mi riguarda, rispetto a me, potrebbero essermi tutti quanti figli. Questa è la cosa più bella. Città nuova composta da giovani, tanti, tantissimi. E siamo arrivati anche alla bellezza di 522 iscritti. E allora, se parlare in voce e per conto di 520 iscritti è cosa da poco, ma a me già basterebbe questo. Quindi mi candiderò se ci sarà uno presidente autorevole con un programma chiaro, in grado di ritenere che la Puglia deve essere importante nella geografia nazionale e che il Salento deve essere importante nella E geografia allora nazionale. noi ti diamo per candidato, perché nel panorama della candidatura prossima del sindaco Emiliano, insomma, ti vediamo tranquillamente al suo fianco come Ma voglio consigliere anche dire regionale. un'altra cosa però, Sappiamo che sei potrebbe anche. abbastanza vicino, voglio dire, al sindaco Emiliano. Sì, questo Abbiamo, sì. abbiamo, ne abbiamo parlato Io Emiliano l'ho del conosciuto nel pranzo che avete fatto 2007. insieme qualche mese fa. Sì, un mesetto fa. Io l'ho conosciuto nel 2007, quando lui per la prima volta si candidò a presidente del Partito Democratico, anzi, quando nacque il Partito Democratico. E nonostante non ho condiviso tante cose nel modo di gestire del Partito Democratico, nel modo di gestire la geografia politica, soprattutto provinciale e neretina, io al Partito Democratico, forse rispetto ad altri di oggi che costituiscono e formano il direttivo locale, forse sarò stato il pioniere perché mi candidai con la lista dei progressisti per Emiliano presidente e per il PD, quando per la prima volta il PD affrontò le primarie e costituì questo nuovo soggetto politico. Ebbi anche la soddisfazione di avere un risultato di grande prestigio perché la lista che io guidavo e ottenne molti più voti di quella che all'epoca era guidata dall'assessore in carica regionale Enzo Russo. Quindi in quell'epoca conobbi Emiliano e poi diciamo che è rimasto sempre un rapporto in virtù del quale un mese fa abbiamo avuto questi incontri. Però voglio anche dire una cosa, che se dovesse esserci nella sua lista o nelle liste del PD qualche figura che io ritenga affidabile, e poi dire io è limitativo. Quello che io farò dipenderà da quello che vorranno che io faccia gli amici di Città Nuova e i componenti del direttivo, Certo. perché esclusivamente le loro indicazioni mi saranno utili per dire sì o no nel momento delle scelte importanti, perché non posso assolutamente prescindere da questa associazione che esiste ed è viva e vegeta. Va bene, ci sarebbe dell'altra carne da mettere sul fuoco, ma noi evitiamo adesso. A me fa Fermiamoci qui piacere, perché mettiamola, perché se si tratta di cose, di aspetti politici o di vicende Sì, mi piace una domanda così, ecco, amministrative a locali. bruciapelo riguardo il piano delle coste. Ne stai parlando, stai martellando tanto in questi giorni con i comunicati stampa riguardo qualche anomalia. Più che del piano delle cose, mi sembra che gli ultimi comunicati, le ultime riflessioni che ho fatto riguardino più il piano del parco. Piano del parco? Sì, scusami, era Allora, defiance mia. Piano del parco volevo dire, non piano delle coste. Credo che tutti i cittadini che seguono con attenzione la politica immaginino quella che è la realtà, cioè l'ufficio urbanistica, ambiente e pianificazione del territorio è l'ufficio più significativo per la crescita di un territorio stesso. Oggi, durante questi 3 anni dell'amministrazione Risi, il settore urbanistica e ambiente è stato diviso ed affidato a due assessori diversi. Ma una volta era un tutt'uno.
io ritengo che fosse meglio allora, perché oggi forse essere guidati questi due settori da due assessori diversi comporta un po' di problemi inevitabili, perché ci sono argomenti che essendo a cavallo di competenza fra l'urbanistica e l'ambiente ed avendo due assessori differenti si perde più tempo secondo me alla pianificazione. Quindi sto prestando un po' particolare attenzione sia al piano delle cose, sia alla PUG, del quale ancora non c'è nulla dopo 3 anni, e sia al piano del parco. Per il piano delle coste è stato mandato alla VAS, alla Regione Puglia, una bozza di progetto, ma non mi risulta null'altro fino ad oggi. Poi dovrebbe ritornare a essere approvato dal Consiglio Comunale, perché non penso che ci sia qualcuno che voglia impazzire e farla come delibera di giunta. Il piano delle coste è un piccolo PUG, quindi va fatta con delibera di Consiglio Comunale, dove devono dire la loro tutte le componenti del consiglio, maggioranza e minoranza. Il piano del parco invece è una cosa che ritengo raccapricciante, perché noi abbiamo cominciato, noi come comune di Nardò, io dico sempre noi, anche se io non sono amministratore comunale e per tante cose devo soltanto dire, ma poi non riesco a convincere chi deve deliberare su certe cose della forse bontà di quello che dico. Allora, il piano del parco nasce con l'amministrazione Vaglio. Già durante l'amministrazione Vaglio, nel 2010, credo, 2009, 2009, nel 2009, sì, perché nel 2010 ci fu il commissario fino alla primavera del 2011. Il piano del parco nasce quindi nell'ultimo scorcio di legislatura Vaglio. Poi ci sono stati questi 3 anni di amministrazione Risi. Quindi, se vogliamo, è da 5 anni che si trascina sta vicenda del parco. Fino ad oggi io non ho visto nulla. Un bando per la gestione di alcune cose ritirato perché non era a norma di legge, questo lo hanno seguito tutti, è stata fatta una bozza di bando che se viene ritirata c'è qualcosa che non va, no? E infatti, dopodiché, io ad oggi ho registrato e l'ho detto solo una molteplicità di incarichi, dei quali alcuni secondo me fuori luogo, perché non dovevano essere affidati a determinate figure professionali, ma a quelle previste dalla normativa, che poi nell'ultimo comunicato ho chiesto agli organi competenti se io abbia ragione o meno. Ma ad oggi il piano del parco non è partito. I parcheggi non vengono gestiti come avrebbero dovuto essere nello spirito iniziale di quando era assessore natalizio. Non consentono conseguentemente al comune, alle casse comunali un introito, perché se fossero ben gestiti. I visitatori del parco sono costretti a vedersi appioppate multe enormi perché non viene drenato il traffico verso i parcheggi e quindi i vigili poi per levare le lamentele dei residenti su quella strada vanno a fare multe, non è una cosa bella. E poi c'è il problema della gestione della masseria di Torrenova, che ancora non ha visto un nuovo bando. E l'altra cosa, l'altro aspetto grave, questo credo che sia un vero e proprio abuso, che ancora, nonostante una lettera dell'ingegner D'Alessandro che chiedeva che fossero rimossi alcuni uccelli impagliati di proprietà non del comune, ma che stanno ancora lì, credo che questo non sia consentibile. E lo stesso ingegner D'Alessandro, quando era assessore all'ambiente, aveva fatto una lettera, ma nessuno li ha rimossi. Quindi c'è una serie di anomalie che non fanno partire né il PUG, né il piano delle coste e né il piano del parco. Ma perché qualcuno non pensi che io ce l'abbia solo con questi argomenti? Io dico un'altra cosa, il piano commerciale. Noi a Nardò non abbiamo un piano commerciale. Ci sono commercianti a posto fisso che si lamentano di tante cose che non sanno, non vengono regolate nel modo giusto. E proprio di questi giorni una serie di lamentele da parte di commercianti che hanno i loro esercizi in locali dove pagano affitto, tassa d'occupazione di suolo pubblico. E così come il piano commerciale non c'è anche ancora un piano vero di viabilità. Noi a Nardò ci sono giorni che abbiamo seri problemi ad affrontare il recarci da uno. Ho incontrato giorni fa il sindaco. Io devo chiarire una cosa a proposito del sindaco. Io, nonostante ho avuto momenti in cui sono stato fortemente critico con l'amministrazione, ho avuto e li avrò se ce ne sarà il caso, ma devo dire anche che ho avuto il piacere di aver visto il sindaco spesso disposto e disponibile ad ascoltare quello che in nome e per conto dell'Associazione Civiltà Nuova io sono andato a proporgli o a propinargli. Forse così come è successo
a livello nazionale, mi riferisco alla frase di Renzi quando ha detto un po' di presa di petto nei riguardi della burocrazia. Allora, il sindaco credo che debba affrontare di petto quelle che sono le poche efficienze, la poca incisività di alcuni uffici in quelli che sono gli argomenti di loro competenza. Quindi l'ho invitato ad essere più attento. E poi per tanti altri argomenti avrò il piacere, Certo. se vorrete ascoltarmi, sto cercando di mettere a fuoco alcune problematiche importanti. Tu sei molto vicino all'ambiente ecclesiastico, una di queste riguarda importanti argomenti dei quali ne ho già discusso con chi di competenza nell'ambito della Ne curia, parleremo, eccetera. ne parleremo. Ho avuto un bellissimo incontro con il vescovo, ma ne parleremo alla Al prossima prossimo puntata. incontro. Grazie Giovanni, grazie per tutto. Grazie a te.